presentare... Ah, troppo tardi. Io sono Mia e sono la tua book stylist personale. Mia? Sei tu che stai parlando? No, non quella Mia. Oh, peccato. Sono la tua book stylist personale e se non sai proprio cosa leggere, quale sarà la tua prossima lettura, io sono qui per aiutarti ponendoti poche semplici domande e aiutarti a trovare il libro più adatto a te. Accetti il tuo free trial? Ok, vediamo quello che sai fare. Ok, ma così mi rendi il gioco davvero troppo facile. Dimmi un po', non sei mai uscita dalla tua fase emo, giusto? Che dici? Ok, la tua estetica personale racchiude teschi, sangue, oscurità, tenebre... Direi di sì. Vivi per farti asfaltare fisicamente e psicologicamente da donne forti e tenebrose? Colpevole. Penso di avere proprio quello che fa per te, ma un'ultima domanda. No, lui non può essere. È in un altro posto quando è accaduto l'omicidio. Quindi chi sarà il colpevole? Sei una di quelle persone che cerca di risolvere ogni mistero possibile, vero? Direi di sì. Ok, ce l'ho. Ho il libro perfetto per te. Ed è Gideon la Nona. È uscito oggi in libreria, quindi non hai scuse, anche se ti ho appena dato una copia volante, quindi sì. Sara, ci sono negromanti, lesbiche, nello spazio. Tutto è ispirato a teschi, ossa, c'è tanto sangue, c'è un mistero da risolvere, cioè... Dimmi se non è il libro che fa per te. E ora passiamo alla trama. Mi hai conquistato con negromanti lesbiche nello spazio. E poi questa Gideon sembra una bella fustacchiona. Allevata da ostili monache calcificate, paletti vetusti e un'infinità di scheletri, Gideon è pronto ad abbandonare una vita di schiavitù nell'aldilqua e una da cadavere rianimato nell'aldilà. Prenderà la sua spada, le sue scarpe e le sue riviste zozze e si preparerà una audace fuga. Ma la nemesi della sua infanzia non la lascerà di certo andare senza chiederle qualcosa in cambio. Harrowork Nonagesimus, reverenda figlia della nona casa e prodigio della magia ossea, è stata convocata. L'imperatore ha invitato tutti gli eredi delle sue fedeli case a prendere parte a un torneo all'ultimo sangue, fatto di astuzia e abilità. Se Harrowhawk avrà successo, diventerà un'onnipotente servitrice mortale della risurrezione. Ma nessun negromante può ambire all'ascensione senza un paladino. Senza la spada di Gideon, Harrow fallirà e la nona casa morirà. Chiaro, ci sono sempre cose che è meglio se restano defunte. Ehi, Mia, devo dire che per questa volta sembra che tu ci abbia preso. La mia identità? Questo è un segreto che non svelerò mai. XOXO, Mia.